stagione esaltante per i colori biancozzurri dello Sporting Bea, una società che ha programmato sapientemente un'annata da protagonisti con un senso d'appartenenza non comune nei campi dilettantistici. Oggi viene scritta una bellissima pagina di sport per l'Ico di Obea, per la società e per questo splendido tifo che oggi, prima della partita, ha già vinto. A battere sarà il numero 10, Ele Caruso, il principe, che mette questo pallone, un aiuto non perfetto, arriva l'inzuccata di Gianni Fidone, cambia il parziale, Sporting Bea in vantaggio, una gioia meritata, una vittoria e un successo che dà lustro. Una finale non si gioca, si vince, diceva Samuel Eto'o, un diktat buono per entrambe le compagini che oggi sognano una vittoria per avvicinare la prossima promozione. Attenzione al colpo di testa! E il pallone che va in rete! 1-0 del Megara Augusta! Ecco Caruso, scodella questo pallone! Dove arriva il gol? Pareggio dello Sporting Bea! Il gol dell'1-1! Può esultare la squadra bianco-blu! Restituita la pariglia! Il capitano, il principe, con il destro, pensa alla conclusione! Ele Caruso! 2-1 Sporting Bea! Ha fatto tutto quello che voleva! Un ringraziamento particolare va a tutti quei tifosi che ci hanno seguito, alla mia squadra, l'abbiamo preparata tutta la settimana, tutto l'anno, dovevamo prenderci una rivincita e ci siamo riusciti. Questa vittoria è della gente, quindi un applauso della gente di Licodia che ci ha sostenuto sin dall'inizio. Inizia la partita, il fischio del signor Gullotta della sezione di Siracusa, il calcio d'inizio è offerto dal New Pozzallo per il numero 18, Strabone, rosa, Parlabene, super parata di Andrea Parlabene all'86 minuto. Ele Caruso, la giocata individuale, il numero 10 si presenta e il pallone che va di pochissimo al lato. Nel momento dei calci di rigore, dagli 11 metri si decide l'annata di Sporting Bea New Pozzallo. I biancazzurri hanno dato il massimo ma entrambe le squadre si sono annullate. Momento assolutamente palpitante, parte il numero 6, biancoceleste, palo! Colpisce il palo Gianni Fidone e stavolta la fortuna non bacia il numero 6. Parte Pellegrino, gol! Può festeggiare il New Pozzallo, ma è anche il grande tributo sportivo dello Sporting Bea, che quindi lascia il rettangolo di gioco dopo aver dato praticamente tutto quello che aveva. Un applauso veramente lo voglio fare a tutta la gente di Licodia che ha sofferto con noi, alla fine ha pianto, ma l'importante è essere tutti uniti e il resto, voglio dire, ci penseremo a tempo debito. 8 mesi di sacrifici, di impegni, di amore per questa maglia, è giusto prendersi un po' di tempo per riposare, ma lo Sporting noi ce l'abbiamo nel cuore, quindi ripartiremo a testa alta come abbiamo sempre fatto, e per il bene della nostra squadra e del nostro paese.